Oggi scenderanno in campo con un modulo piuttosto offensivo, quel 3-4-3 che ha fatto la fortuna di tanti allenatori importanti. Fabio, un calcio propositivo è questione di mentalità, prima ancora che di moduli. Però è vero che il sistema che rispecchia meglio una filosofia di gioco votata all'attacco è il 3-4-3. Si prefigge un calcio in cui si cerca il risultato attraverso il gioco, tenta di produrre spettacolo attraverso il coinvolgimento di tutti. Se hai le giuste qualità, i gol fioccheranno. Avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. L'atmosfera che si respira in questo splendido stadio è semplicemente fantastica. Partita già in corso di svolgimento. Tiro di Barella! Un gol pazzesco, pazzesco! Una rete che si è costruito tutto da solo. Che iniziativa, che senso del gol! Ha concluso con istinto e lucidità al tempo stesso. Quando sei dentro l'area di rigore non è facile mantenere il sangue freddo, ma lui non si è fatto intimorire. E passano in vantaggio, sono partiti fortissimo. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Lukaku allarga il gioco sulle fasce. Günther, palla giocata in verticale. Hakimi, Barella. Brozovic, c'è la palla lunga in avanti. Faraoni, il Verona ha già la partita in salita, c'è ancora tanto da giocare però. Beh Fabio, non è auspicabile andare sotto dopo così poco tempo. Il vantaggio è che hai tanto tempo per recuperare. Il Verona al calcio di punizione. Miguel Veloso, fantastico gol, un gol incredibile, davvero un gol bellissimo questo, bellissimo. Ecco il pareggio e ha sfruttato alla grande questa occasione. Tecnicamente perfetto, non c'è che dire, ha messo la palla esattamente dove voleva. Si ricomincia da una situazione di parità. È incredibile, il pareggio è arrivato mentre ancora stavano festeggiando il gol. Gagliardini. Palla a Lukaku. Vediamo se... Lautaro Martinez! Non ha sfruttato bene questa opportunità. Aveva voglia di tirare a tutti i costi, si vedeva, ma temo che si sia fatto prendere troppo dalla fretta. Skriniar. Provano a ripartire da dietro. Hakimi vuole la palla. De Vrij legge bene l'azione, blocca il pallone. Brozovic fa avanzare l'azione sulla fascia. Palla di nuovo verso il centro. Prova il tiro! E c'è il gol dell'Inter! Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione.
Ha avuto un guizzo da grandissimo attaccante, di quelli che intuiscono prima cosa sta per accadere. Ha segnato al 28esimo minuto, numero 9. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. Siamo attenti. De Vrij era ben posizionato e ha intercettato il pallone. Scodella in avanti. Scatta verso il pallone. Spazza! E il portiere la fa sua. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Ashley Young. Pallone lungo in verticale. Palla che supera la linea laterale, sarà rimessa. Lungo passaggio in avanti. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Young. C'è letteralmente una pioggia di cross in area, Luca. Sì, quando è una torre al centro dell'area devi provarci. Più palloni metti in mezzo, più chance hai di segnare. Basta un mezzo pallone giocabile per arrivare al gol. Certo, affidarsi solo al cross può essere noioso e prevedibile, ma rimane una tattica che può dare i suoi frutti. Skriniar. È davvero una bella serie di passaggi questa. Pallone filtrante a superare la difesa. Brozovic. Ci mette una pezza. Qui può partire il contropiede. Si fa largo con grande determinazione. Ashley Young riconquista la palla. C'è la palla lunga, in avanti. Lukaku. Hakimi. Hakimi tenta la fondo sulla destra. La butta via e fa respirare la difesa. La spinge in avanti. Zaccagni. Kalinic. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Va al cross, qui deve tirare. Beffa l'estremo difensore! È impossibile fare pronostici in una partita così aperta e combattuta. Doveva solo spingerla in rete, un gol facile per lui. Giocata davvero molto intelligente. Bel gol! Ha segnato al 40esimo minuto, numero 9. Hanno ritrovato la parità. Nessuna delle due formazioni ha nulla da invidiare all'altra, Fabio. Cerca di lanciare il compagno. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Ci sarà uno dei due. Gagliardini. Brozovic. Barella. Lukaku. Splendida reazione del portiere! Che parata! Certo, non un intervento di routine. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Brozovic, la gioca corta. Hakimi con il cross. Brutto, brutto questo traversone. Non sfrutta proprio il movimento dei È un'occasione. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo. Tutti a prendere un tè caldo. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. Il Verona ci ha mostrato una prima parte di gara eccelsa sotto il punto di vista offensivo. Al pari dell'attacco avverso tempo. Ci sono state tante occasioni da gol e tanto spettacolo. Soltanto pochi palloni giocati in questo secondo tempo.
E le due squadre ricominciano con gli stessi uomini del primo tempo. Cerca l'uomo là davanti. Barella. La mette in mezzo. Spazza via senza fronzoli. Occhio, un altro cross. E cross attraversa l'area senza esito. Ashley Young. Gagliardini. Ashley Young. Ashley Young si guarda intorno. Bastoni. Scatta verso il pallone. C'è Ashley Young. Arriva a traversone di Ashley. Va di testa! Un grande momento di calcio! Un gol magnifico! La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. È un pessimo cliente per qualsiasi difesa, l'ha appena dimostrato. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol! E passano in vantaggio. Scodella in avanti. Hakimi. Troveranno le forze per ribaltare questo risultato negativo? Zaccagni. Zaccagni prova a spingere sulla corsia di sinistra. Buon lancio. Libera al momento giusto. Decide di non rischiare. Traversone verso il centro. Ottimo disimpegno, fondamentale. Ultimi controlli a bordo campo, passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. Zaccagni. Il Verona al calcio di punizione. Sostituzione di giocatore numero 61. Veloso. Bellissima esecuzione, gran gol. Un tiro eccezionale! Il Verona ha pareggiato! Un'esecuzione perfetta! Nuovamente in parità! Non mollano mai! È evidente che si sono adagiati sugli allori dopo aver segnato. Anche se dobbiamo dare merito agli avversari, hanno saputo spingere forte subito. Prosegue nella sua corsa. Scodella il cross. Tenta di scavalcare la mediana. Non la perdere, vai! Barella. Gagliardini. Pallone lungo in verticale. Decide di sfruttare la fascia. Cerca il numero. Bel pallone. Ashley Young. Deve buttare dentro un cross. C'è il retropassaggio. Brozovic. Barella. Brozovic. La appoggia sulla fascia. Si spinge in avanti sulla fascia sinistra. Cross in arrivo. Preferisce il retro. Colpisce e Silvestri salva i suoi. Grande parata dell'estremo difensore. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano, forse nemmeno i suoi compagni. Ha
riceve in ottima posizione. Prova la conclusione. Faraoni, lungo passaggio in avanti. Ashley Young oggi ci ha fatto vedere le sue abilità di assist man. Lukaku, Lautaro Martinez, bel tiro e non è riuscito a trovare il gol. Era una grande occasione. C'è tensione in campo, Fabio, ma non bisogna assolutamente sbagliare occasioni del genere. Skriniar, Young cerca di sfondare sulla corsia di sinistra. Ashley Young la mette in area, si fa trovare al posto giusto e allontana. L'Inter, sì. Lukaku, la sua conclusione manca lo specchio della porta. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Brozovic. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Barella, autore di una rete in questa partita. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Questo errore potrebbe essergli fatale. E l'arbitro aggiunge ulteriore recupero. Palla lunga a cercare il reparto offensivo. Ashley Young gioca una palla lunga. Lukaku cerca il tiro. Ed è gol! Che giocata! Un vero gioiello! Difficile fare meglio! Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Tripletta, hat-trick. Che partita eccezionale la sua. È in uno stato di forma a dir poco strepitoso. Sono in vantaggio e c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Penso che fossero convinti di conquistare un risultato positivo, almeno un pari, di questo sono certo. È mancato però un pizzico di fortuna nei momenti cruciali. Che partita è stata oggi secondo te, Luca? Il Verona ha opposto una resistenza coraggiosa.